Ciao a tutti, io sono Deacon Design e questo è il primo video che faccio con la mia faccia. Sono un graphic writer, ho iniziato 14 anni fa, un po' per sbaglio, un po' per passione. Col tempo mi sono appassionato a questa disciplina dove l'importante, il bello è dare tutto se stessi, crederci, provare a migliorarsi e fare del proprio meglio per farsi riconoscere. Per me il graffiti è poter fare quello che si vuole, come lo si vuole, senza regole. Il bello di graffiti è proprio che quasi non ci sono regole, sono due o tre sul rispetto di strada. Credo molto nell'hip hop e credo anche nella sua evoluzione. Ultimamente, negli ultimi anni, si sono affermate tecnologie digitali di vario genere che hanno permesso l'implementazione, il miglioramento di quelle che sono le abilità di un writer dai social. E ci sono sistemi come tavole grafiche, computer, modellatori 3D, eccetera, che a mio avviso implementano quello che può essere la capacità produttiva di un writer che vuole mettersi in gioco. Adoro mettere in gioco il mio stile, le mie lettere, in qualsiasi modo, sperimentando su carta ovviamente, in maniera classica, con i pantoni, i pastelli, quello che è, ma anche e soprattutto in digitale, cercando di capire cosa può darmi in più, disegnare su una Wacom, i pennelli che posso utilizzare, gli effetti che posso creare. E poi ovviamente provare su un muro che cosa ho realizzato, perché in conto sapevo disegnare a mano, piccolino, ma poi bisogna sempre andare a vedere come viene sul muro, se si riesce a fare sul muro. Un valore fondamentale per me è l'amicizia e la fratellanza con la mia crew, tra la Sangue Blue Crew, di cui vi lascio in descrizione la nostra pagina Instagram, seguiteci. Supportarci, con loro ho un bellissimo rapporto e è un rapporto di vogliamo dipingere, vogliamo stare bene insieme, non ce ne frega di nient'altro, vogliamo divertirci insieme e fare le più belle murate che si possono ottenere. Ed è questo il bello, siamo tutti spinti a fare sempre di più, a fare il meglio di noi stessi e superarci, e questa cosa è molto costruttiva. E ringrazio di poter far parte di questo gruppo. Ho iniziato a creare una serie di sculture. Chi mi segue su Instagram, lascio il link in descrizione, saprà di cosa sto parlando, saprà di cosa sto facendo. Alla base di queste sculture c'è un pensiero. C'è il pensiero di voler creare qualcosa che non ero capace di fare. Il 3D, io non ho mai fatto 3D, mi è sempre affascinato, ho sempre guardato i lavori di Peta, Asker, Milano, Ocean 2, mio amico Ocean 2, ciao Ocean, a Genova. E mi sono ispirato a loro per creare una serie di lettere, per imparare a studiare questo stile, e quindi alla base c'è lo sketch. Lo sketch di per sé è la parte fondamentale del mio lavoro, il disegno a mano, perché preferisco il contatto con la carta, sentire la ruvidità, ed è quasi il foglio volto qui dalla mano per creare le forme delle mie lettere. Per comporre i miei graffiti io solitamente disegno le lettere staccate fra di loro, mi studio su centinaia di fogli e poi quando arrivo ai risultati che volevo arrivare le assemblo insieme in qualche modo e così nasce il mio graffito 3D, no? In questo particolare progetto che vi vado a raccontare oggi, ma voglio illustrarvi come si fa questo tipo di progetto, come si realizza una scultura. Si parte dallo sketch e questa cosa porta via a me personalmente una ventina di ore, appunto tra gli studi delle varie lettere che voglio comporre. Successivamente poi mi faccio aiutare da un programma digitale, un programma di modellazione 3D come Rhinoceros, che è particolarmente adatto a questo tipo di lavori, perché poi mi permetterà di stampare in 3D la mia scultura.
La modellazione 3D è molto, molto complicata se non la si conosce. Io ci lavoro da parecchio tempo e so come funziona il programma. In sostanza bisogna ricreare quello che si vede nel disegno e cercare di immaginarsi in 3D. E da qui poi nasce questo progetto delle sculture che vuole, un po' per gioco, andare ad analizzare la parte dietro dei graffiti. Mi sono sempre chiesto, ma come è fatto dietro del mio graffiti? Non l'ho mai disegnato, non l'ho mai studiato, disegno solo la facciata. E allora per questo motivo sono andato a impegnarmi per modellare in 3D. E qui la difficoltà a cercare di far sembrare un graffito bello sia davanti che dietro, come fare due graffiti in uno. La complicatezza sta proprio qui nel modellarlo e far sì che le forme siano sinuose come ce le si è immaginate, finché poi non c'è il risultato che mi soddisfa, lo vedo attraverso dei piccoli rendering di preview, giro intorno al mio modello 3D e vedo un po' se il risultato mi piace o meno. Poi inizia la seconda fase della modellazione 3D, che è quella un po' più ingegneristica, perché poi se è una scultura deve stare in piedi. Tra l'altro io faccio un tipo di scultura che gioca sull'idea di equilibrio e quindi tutto quanto si poggia su un unico punto centrale, perché deve saper reggere tutta la scultura. Per cui devo creare tutta una serie di incastri, di perni, in modo che i vari componenti, tutti staccati tra loro, stiano insieme anche se hanno poche superfici di incollaggio, perché poi spesso succede che due punti si incontrano e due superfici e c'è poco materiale per incollare, quindi bisogna fare tutta una progettazione vera e propria dietro queste sculture per far sì che stiano in piedi e i componenti non pesino troppo da un lato o dall'altro. Quindi da questa parte, un po' più noiosa, ho speso in regia circa 48 ore, sono circa 8 ore per 6 giorni, diciamo, no? Una cosa del genere. Una volta modellato e sistemato il modello, si parte con la stampa 3D. Questa parte qui è quella più onerosa in termini di tempo. Per stampare questa scultura ci sono volute, regia, datemi una mano, 110 ore. Considerando che non ci sono stati errori nella stampa, per cui è andato praticamente tutto bene. Questa parte qui è la più divertente, si vede proprio il modello nascere. Dopodiché c'è la parte noiosa invece dell'aggiustare il modello, perché va scarteggiato, bisogna togliere le imperfezioni e assottigliare i legni, altrimenti la scultura poi sembrerà troppo stampata in 3D, invece l'effetto che voglio dare è qualcosa di un po' più finto, più che non si capisce di che materiale è fatto. La parte di scarteggiatura occupa quasi 5-6 ore. Dopo averlo scarteggiato si passa alla stuccatura, perché questi piccoli solchi, questi piccoli difetti vanno riempiti. E solitamente uso uno stucco spray per macchine, tra l'altro, che è però abbastanza adatto per quello che dobbiamo fare. Questa parte qui implica un 48 ore, perché si danno un paio di mani di stucco, deve asciugare da una mano e l'altra, e questo creerà una superficie leggermente ruvida, così che lo spray della bomboletta possa attecchire bene. Ma allo stesso tempo andrà a colmare i piccoli difetti della stampa 3D. Dopodiché si passa alla verniciatura, anche questo in due fasi, due mani, quindi anche questa 48 ore circa, e finalmente si arriva ad avere tutti i pezzi sul tavolo dipinti, pronti per essere assemblati. L'assemblaggio è l'ultima parte, ma è anche la più difficile, perché finora abbiamo colorato dei pezzi di plastica. Dobbiamo dare vita alla struttura della scultura, dobbiamo far sì che tutti i pezzi si incastrino. Dobbiamo sperare che si incastrino. Niente, adesso sono sicuro che siete curiosi di vedere il risultato, per cui regia, Michael Dunstep.
Quindi tirando un po' le somme di questo lavoro in termini pratici, mi è costato 248 ore di lavoro netto, diciamo, tra stampa e cose, tempi di asciugatura, eccetera. La scultura in sé pesa, senza il piedistallo, circa 4 etti, 400 grammi. Sono stati stampati circa 120 metri di filo PLA plastica, per un totale appunto di 35 giorni di lavoro, 36, da 8 ore di lavoro ciascuno. E, in conclusione, quindi, qual è la morale? La morale è: non smettete mai di sperimentare, di mettervi in gioco e di dire ok, io so fare questo, ma voglio provare a fare ciò che non so fare. La morale è: sbattetevi, mettetevi sempre in gioco e non accontentatevi quasi mai, gioite dei successi, ma con un occhio sempre al futuro per cercare di fare ancora di meglio, perché si può sempre migliorare. E l'altra morale: non svendete l'arte, ma quello che voi fate è unico. E se lo fate bene, con il giusto impegno, giusto che vi si dia il valore che merita. Tutto qui. Statemi in gamba.